bicycle. To ride my bicycle, I want to. I want to ride my bicycle. Voilà! Ci sei? Qui non ho fregno, non ho nulla. Fai tu, Sì, sì. Nelle mie mani. Con Fabio eri tu davanti, sì. No, io sempre dietro. Eri dietro? Sempre quello che, anzi, in certi momenti, il momento in cui pedalavo, sembrava quasi che gli stessi, capito? Facevo... Oddio. Gli sembrava quasi che gli stessi. No, ma insomma, vabbè. Un po' montandolo, insomma. Ecco, se lo stessi facendo il montone, sì. Tu hai vissuto parecchi anni all'estero, in Francia, in Inghilterra. Poi sei tornato in Italia, un po' il percorso, probabilmente il percorso inverso delle ragazze e dei ragazzi che ti ascoltano. Ci penso spesso al fatto che la gente spesso fugge dalle città italiane, dai paesi, dalle città di provincia. E fugge perché non ci sono prospettive, soprattutto in alcuni campi di lavoro. Nella musica, per esempio, non è facile. Ma sai quante volte ci penso anch'io? Senti, tu sei nato nel 1967, sì. Un'epoca dove la musica cantava lo spirito di quel tempo, che era uno spirito di cambiamento, di ribellione. Sì. Cosa canta la musica oggi? La musica ha sempre fatto la stessa cosa, come forma di comunicazione, come linguaggio. È un modo per veicolare condizioni emotive. La parola in musica ti dà dei significati, no? Ti stimola, ti dà degli input che possono diventare stati di aggregazione. Tu sei andato in Africa con Veltroni, con chi andresti in Africa adesso? Non ho nessun tipo di prigionia politica. Ti piace Monti? Ma guarda, mi piace assolutamente no. Mario Monti è un cecchino pagato da chi deve essere pagato. Mario Monti è presidente europeo della Trinidad della Commission, per cui sta lì in Italia a fare il suo dovere, a eseguire un compito. E probabilmente è un governo inglese quello che abbiamo, non un governo italiano. Tu sei andato a spasso spesso e volentieri anche con Daniele Silvestri, un tuo amico. Sì. Ecco, il suo nemico non ha divisa, il tuo? No, neanche il mio, io non ho nemici. Non ho veramente nemici, ho l'unico nemico che ho in questo momento, qui diciamo indosserei una divisa, anzi già la indossano. È il sistema monetario. Per fortuna c'è una discesa adesso, perché prima in salita era difficile parlare. Di voto? Sì, di voto. Diciamo, ecco, viene da pensare, forse la cosa migliore è votare la cosa più facile, non la cosa più comoda. Tanto non serve a niente. Decide Monti. È una condanna sto. Ma guarda, io sicuramente, non sai, per quanto non sia dentro certi meccanismi, ma una cosa l'ho capita, che il potere politico è molto inferiore rispetto a quello economico, quindi forse la politica in sé, nelle sue modalità di percorso, deve rispettare delle necessità imposte da quelli che sono i certi sistemi di potere che vengono appunto dall'Europa, dalla stessa commissione trilaterale. Insomma, simpatizzo Grillo per quello che rappresenta, per quello che fa, senz'altro è una persona che stimo. Forse ha più esperienza di tanti altri politici che arrivano adesso. Quindi possiamo dire che Grillo ne sa di politica, non è che non ne sa. E forse qualcuno che sa di politica come Grillo merita delle attenzioni. Tu hai fatto un po' di tutto, dalle corse in macchina, alle corse in bici, sei vissuto all'estero, saresti il candidato perfetto. Politico? No, ma io posso fare al limite rappresentare alcuni aspetti della cultura musicale da qualche parte. Sì. E ci sono più artisti che fanno politica piuttosto che politici che fanno gli artisti. O che fanno politica in arte. E quello, quindi ci manca quello, mi manca quella persona che dice guarda, è una persona che veramente lo vuol fare, che ci tiene realmente, che non ha doppi fini, o che non si lascia trascinare dai doppi fini, da tutti quelli. E non è facile. Ma se Zingaretti alza il telefono, diventato sindaco di Roma, e dice Max, dobbiamo fare un'estate romana. Ci vado a parlare con Zingaretti, senz'altro.